Numerosi sono stati gli esponenti politici intervenuti in queste ore sulla chiusura dell'Atreo Fan di Battipaglia. Fra questi, il deputato del Movimento 5 Stelle Nicola Cunzo, il coordinatore del Movimento per un Nuovo Inizio Vincenzo Inverso ed il segretario del Partito Comunista di Battipaglia Rocco Simone. La situazione va capita lì dove sul tavolo, ecco, nel momento in cui la proprietà ha una possibilità di interlocuzione e ci dia a noi come governo la possibilità di interloquire. Ovviamente a questo punto il governo, nel momento in cui non c'è la possibilità di un dialogo concreto, è chiaro che ne dovrà assumere un atteggiamento forte nei confronti della società, per cui tutto ciò che riguarda i finanziamenti, tutto ciò che riguarda il futuro per questa società, è chiaro che li blocchiamo. A questo punto non è più possibile interloquire, a questo punto non è più possibile che ci sia che si mandino per strada 100 famiglie così, da un momento all'altro. Il governo potrebbe acquisire con 500.000 euro la Treofan e riaprire lo stabilimento? Ma bisogna capire quelle che sono le possibilità burocratiche e quelle che sono quella che è la possibilità e l'intenzione anche di perché sotto c'è qualcosa di strano, questa è la verità. Per cui il cavillo va trovato e sicuramente, così come il ministro Di Maio più volte ha sostenuto, noi più che rendersi conto anche personalmente di questa cosa, si può fare, ma è chiaro che va trovato quel cavillo che consenta al governo, nonostante sia il governo, che consenta al governo di entrare a gamba tesa e risolvere ovviamente la situazione. La città si deve stringere vicino a questi ragazzi che stanno combattendo e questa deve essere, voglio dire, la nostra deadline sulla quale non bisogna consentire a nessuno di andare oltre. Sarebbe una sconfitta clamorosa per la città, per l'intera classe dirigente, per la politica che tutta insieme si è impegnata a difendere questi posti di lavoro. È un primato della politica. Se oggi chiude e questi ragazzi vanno a casa, la politica non avrà più nessuna credibilità, non avrà autorevolezza e soprattutto non avrà l'autorità in questo paese, in questo Stato democratico, per garantire i diritti fondamentali e tra questo il lavoro. Invitiamo il governo italiano e il ministro Di Maio a convocare, anche con i carabinieri se è possibile, al tavolo delle trattative i padroni indiani. Se non è possibile, addirittura faccia come ha fatto con la Carige, la nazionalizzi, usando le sue parole, nazionalizzi la Treofan per salvare i posti di lavoro dei cittadini battipagliesi, ma per salvare una grande fabbrica italiana.